Video brevissimo ed inutile sulla mia TBR da qui alla fine dell'anno, però lo sto facendo più che per voi, per farvi sapere cosa leggerò, per me, per spingermi a leggere effettivamente questi libri, perché non è che quest'anno a livello di lettore siamo andati proprio benissimo. Salve a tutti ragazzi, sono Anna, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale, come dicevo nell'inizio del video, questa è una TBR, una decina, non li ho manco contati, di libri che vorrei leggere da qui alla fine dell'anno, libri su cui vorrei concentrarmi prima di iniziare a leggere tutto il resto, quindi no romance, no libri randomici che attirano la mia attenzione perché sbrilluccicosi, perché sembrano particolarmente brutti, no. Questi libri qua, libri che hanno una possibilità nella mia vita di piacermi o che comunque chiudono roba che mi è piaciuta e che vorrei finire. Quindi Elena, focus, questi sono i libri che devi leggere da qui alla fine dell'anno, ci siamo capiti? Perfetto. Iniziamo da quella che sarà una prossimissima lettura, perché faccio parte del gruppo di lettura Le Pagaie di Gaia Lapasini, che inizierà la settimana prossima, ovvero Babel di R.F. Kuang. Io di Babel ho già letto i primi 10 capitoli, quindi ho letto le prime 200 pagine più o meno, quindi in realtà un buon terzo del libro, e ho già delle forti opinioni, ho già degli appunti, mi sono fermata per motivi di dubbia natura, ma non importa, e sicuramente lo leggerò nelle prossime settimane, se non proprio la prossima settimana. Io ve lo dico già ora, secondo me questo qua è il libro più debole di R.F. Kuang, che è comunque un ottimo libro assolutamente, ma è il libro più debole proprio da un punto di vista narrativo. Passiamo poi a un seguito che io già dovevo aver letto l'anno passato, un seguito che già avrei dovuto leggere quest'anno, ovvero The World We Make, il seguito di La città che siamo diventati. Stavo pensando di aspettarlo in italiano, però in italiano non è uscito quest'anno, forse uscirà l'anno prossimo, ma chi lo sa, sono tutte speculazioni, e quindi direi che lo leggerò in inglese perché voglio finire questa dilogia. Il primo mi era piaciuto moltissimo, al contrario dell'altro libro di N.K. Jemisin, di cui non mi ricordo assolutamente il nome. La città che siamo diventati mi era piaciuto molto e voglio vedere come va a finire la vicenda. Un urban fantasy dalle tinte anche vagamente horror, una specie di battaglia interdimensionale tra i rappresentanti, proprio le incarnazioni dei quartieri della città di New York. Voglio vedere come andrà a finire la cosa. Libro che ho già iniziato ad agosto, ma che per il mio benessere psicofisico è stato messo in pausa, Lightlark. Io volevo leggere questo libro per farci una recensione ed è infinitamente peggio di tutto quello che io potevo immaginare su questo libro, cioè no, non ha senso, nulla ha senso. Io sto cercando di trovare perché ci sono dei negozi in quest'isola che compare ogni 100 anni, perché la protagonista sta partecipando a questa competizione per spezzare la maledizione quando lei non ha una maledizione. C'è della gente in questa competizione che è viva da quando la maledizione è stata gettata e non si sa perché, come si distrugge. C'è un personaggio nella traduzione italiana che si chiama Furio. Furio o Fausto? Fusto, aspetta un attimo, non me lo ricordo. Fosco, si chiama Fosco, me lo sono ricordato. Questo è il livello di assurdità che mi sta facendo provare Lightlark. Lo voglio finire perché ormai ci ho speso un paio di ore e voglio farci una recensione. Sto anche prendendo degli appunti e oh mio Dio, cosa sto leggendo, ragazzi, è terribile. Libro che per me in parte è una rilettura, perché infatti avevo già letto le bozze qualche mese fa, ovviamente sto parlando di Brucia la notte, di Tiffany e Michela. Ho letto le bozze, quando ho letto le bozze avevo un 6, 7, 8 pagine di critiche da muovere al testo, mi è stato detto che devo assolutamente rileggerlo perché praticamente è stato riscritto da capo, e quindi tocca rileggerlo. Ho paura perché comunque io e Tiffany non è che abbiamo esattamente gli stessi gusti, però in realtà le bozze mi avevano già abbastanza convinta, era un buon libro, un libro abbastanza solido, e quindi vediamo un po' nella versione definitiva cosa hanno fatto le due autrici. E questa copertina è veramente fighissima, penso che leggerò questo libro appena finisco la lettura che ho in corso al momento, oppure appena finisco Babel. Comunque
7-10 giorni lo devo aver letto. Voglio leggere poi un altro seguito, il seguito di un libro che io non mi ricordo come si chiama, forse The Darkening, perché io l'ho letto in un arc quando ancora avevo un altro titolo, quindi non so esattamente nemmeno se il libro che ho letto io sia effettivamente poi arrivato così alla pubblicazione, non lo so, non mi interessa. È uno young adult, il primo mi era piaciuto abbastanza nonostante sia lontano da quello che in genere cerco io nei libri, e vorrei leggere il secondo e finire così la dilogia. Sto parlando di The Lightstruck, con questa copertina che non mi fa impazzire, però chi se ne frega, tanto cioè non è che lo devo avere in cartaceo, è già in ebook sul mio Kobo e voglio leggerlo perché in realtà l'arco l'ho letto parecchio tempo fa e mi aveva proprio lasciato la fame di continuare con il secondo. Il secondo è uscito quest'anno e quindi andiamo. Mi ricordo anche abbastanza bene la trama, sempre che non sia cambiato qualcosa, ma non me lo rileggerò di nuovo, quindi non importa. Abbiamo poi due romance di un'autrice che io ho scoperto l'anno passato e sono entrambi, in teoria, i finali, gli ultimi libri delle sue due saghe. Non sono sicura che una delle due sia il finale, però sicuramente chiude un ciclo. Il primo, che uscirà a metà novembre, è King of Death. Il terzo, la trilogia, è iniziato con Immortal Skin, una delle due opzioni, tanto ci sarà da queste parti la copertina, un romance con i Fae, è tipo il principe crudele, però fatto meglio, quindi sì. Mentre l'altro è Liri, che non ha una copertina, non so quando uscirà, in teoria dovrebbe uscire quest'anno, che è il suo ultimo della saga con i mostri, e non dirò nient'altro per non compromettere la mia posizione. Un altro seguito di cui io sono francamente terrorizzata, però voglio leggerlo, è Dark Air, il seguito di Dark Rise. Io ho odiato profondamente Dark Rise perché secondo me è un libro che non funziona. È un libro che si focalizza nel costruire, nello spiegare un world building, che però è un world building incredibilmente banale, visto e rivisto, e quindi non aveva bisogno di tutta quella costruzione e quell'attenzione. Inoltre, arrivati alla fine del libro, non serve assolutamente a nulla tutta la costruzione che abbiamo avuto. Il colpo di scena finale mi è piaciuto, sì, ma è un po' paraculo, cioè dobbiamo riconoscere che il colpo di scena finale è leggermente paraculo, e io voglio leggere il secondo sperando sia un romance, perché se non è un romance difficilmente mi piacerà, considerando tutti gli elementi che ha infilato. Vediamo, speriamo sia un romance, ti prego, scrivimi un romance. Altro seguito di uno young adult che ho letto qualche anno fa in arc, voglio leggere il secondo. Il primo mi era piaciuto abbastanza nonostante fosse molto banalotto come il libro, infatti voglio leggere A Venom Dark and Sweet, il libro dalla copertina bellissima. In realtà entrambi i due volumi sono disponibili in Italia e in italiano, potrei recuperare i due libri e leggere il secondo in italiano. Potrei, non so se lo farò, perché comunque, cioè, il primo libro a me è piaciuto oltre, diciamo, quello che doveva piacermi, perché è un libro abbastanza banalotto, abbastanza mediocre. Non so se tutta questo mio innamoramento durerà anche per il secondo. Vediamo. E infine, l'ultimo libro che voglio leggere, che è anche il libro in lettura ora, e spero di finirlo tra oggi e domani, Shanghai Immortal, una nuova uscita per Edizioni O. Io sono a pagina circa 150, un libro veramente scorrevolissimo anche per l'edizione, appunto Edizioni O fa sempre questi libri con un grande interlinea, un grande font, quindi si leggono velocemente, forse un po' troppo velocemente considerando che sono a pagina 150 ed è successo poco o nulla. Ci sono state un paio di scene che mi hanno fatto storcere il naso, e anche lo stile, o forse la traduzione, non lo so, non l'ho letto in lingua originale, non mi convincono del tutto, però i due protagonisti sono strani e a me questo basta, direi. Video più veloce di così non lo potevo fare, tanto a voi delle mie TBR vi interessa il giusto, le faccio più che altro perché io devo leggere questi libri da qui alla fine dell'anno, altrimenti non posso portarmeli dietro anche l'anno prossimo. Nel caso vogliate consigliarmi dei libri o condividere con voi quali sono le vostre TBR da qui alla fine dell'anno per un po' di accountability,
anche perché mancano solamente 2 mesi alla fine dell'anno. Benissimo, come sempre qua sotto nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se i miei video vi piacciono iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!